Buongiorno, oggi è il venerdì 3 aprile, facciamo un po' il punto sulla situazione del coronavirus anche dalle nostre parti, nella nostra provincia. In attesa che il governo faccia il decreto che prenderà le misure restrittive annunciate fino al 13 aprile, noi sindaci della provincia di Rimini, tutti insieme, uniti con il presidente della provincia e il prefetto, abbiamo chiesto alla nostra regione di prorogare l'ordinanza che chiude anche le attività produttive. D'intesa con noi, la regione ha chiesto appunto che in attesa del decreto del governo che guarda tutta Italia venisse preso un provvedimento ad hoc per noi, per l'Emilia-Romagna e in particolare per le province più colpite di Piacenza, di Rimini e del comune di Medicina. Presidente Bonaccini ci ha annunciato che nel corso di queste ore, in attesa del decreto nazionale, verrà preso un provvedimento d'intesa col Ministro della Salute proprio per l'Emilia-Romagna e per le nostre province. Questo perché lo abbiamo chiesto con forza, perché ci vuole strategia e rapidità. Bene le misure restrittive del governo, intanto noi in Emilia-Romagna, anche in attesa di quello, dobbiamo andare avanti e dare certezze, anche se le certezze sono dure e rigide. Abbiamo deciso di chiedere con una lettera che abbiamo spedito tra questa notte e questa mattina al Presidente del Consiglio Conte di tenere in considerazione delle nostre realtà e di permettere alla Regione di fare un'ordinanza che confermasse le chiusure delle attività produttive. Quindi si andrà ad un provvedimento che riguarderà da un lato tutta l'Emilia-Romagna con la conferma delle chiusure anche la domenica, ad esempio dei generi alimentari, e per le province di Piacenza e Rimini anche delle attività produttive fino al 13 aprile. Si dice che c'è una luce in fondo, come dire, al tunnel. È vero, c'è un po' di speranza, ma non abbiamo conquistato la vittoria. Non abbiamo ancora sconfitto il grande dramma e il problema del coronavirus. Siamo passati nell'arco di 3 settimane, grazie a questi sacrifici, a queste misure restrittive che pagano, da indici di evoluzione giornaliera del contagio del 15, 20, 25% in più al giorno, poi la settimana scorsa al 10%, oggi siamo al 3,5%. La provincia di Rimini è stata la prima a sollecitare misure di questo tipo. Pagano, ma non abbiamo conquistato, come si dice, ancora la vittoria. Oggi i contagi sono in leggero aumento rispetto a ieri, ma la provincia di Rimini è passata dal 20-25%, 15-20-25%, allo 0,7 al 3,5%. Un risultato straordinario che ha permesso cosa? Di reggere l'onda d'urto dei posti di terapia intensiva e subintensiva. Dà una mano a chi è in prima linea, ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, ai lavoratori tutti, ai farmacisti, a chi lavora nei supermercati. Questi sono al fronte. Noi siamo la retrovia. La retrovia deve fare la sua parte. Capisco che sono misure rigide, ma sono rigorose e sono necessarie. Ne vedremo i frutti tra un po'. Prima stringiamo e prima ne usciamo. Come ci dice l'autorità sanitaria, queste misure restrittive che qui abbiamo in qualche modo preso, non per il distintivo che ci dobbiamo mettere prima degli altri, ma per la consapevolezza che potessero dare dei risultati, queste misure restrittive hanno salvato, come dice il professor Ricciardi, delle vite umane, anche nella nostra provincia, decine e decine di persone, e hanno consentito di non occupare, straoccupare gli ospedali. Ci vuole una strategia che guarda appunto al presente da un punto di vista sanitario. Partono oggi i test sierologici, ne faremo nei prossimi giorni in Emilia-Romagna circa 100.000, decine di migliaia anche in Romagna e anche a Rimini, a partire dagli operatori sanitari, quindi oltre ai tamponi, i test sierologici. Oltre ai tamponi e ai test sierologici partirà anche una terapia con la clorochina a casa di coloro che hanno sintomi, quindi adesso si va all'attacco, c'è una politica attiva che va anche all'attacco nelle case per sconfiggere il coronavirus. Misure restrittive, conferma dell'ordinanza, strategia sanitaria, test sierologici, andiamo nelle case e poi pensiamo al presente del lavoro e dell'economia e al futuro. Abbiamo convocato il forum per la ripartenza di Rimini il 7 aprile, ci confronteremo con i sindacati, con le categorie economiche, del commercio, dell'artigianato, dell'industria, perché Rimini ha dimostrato responsabilità e coraggio in questa fase e la dovrà mettere questa responsabilità e coraggio anche nella fase dello sviluppo e della ripartenza.
Abbiamo subito delle tragedie nella nostra storia, penso a quella della guerra, 386 bombardamenti, non c'era niente. Oggi è una guerra diversa, non è equiparabile, ma ci colpisce nel profondo, colpisce l'economia del turismo. Ne sapremo uscire insieme. Nel frattempo, mentre pensiamo alla ripartenza, anche le misure immediate. Abbiamo organizzato il bonus alimentare, portiamo la spesa a casa, facciamo delle lezioni per i bambini con gli educatori, abbiamo fatto delle convenzioni con i taxi e con i noleggi con conducenti per portare la spesa, per fare dei servizi anche per la disabilità, e oggi appunto c'è il bonus alimentare, cioè risorse fino a 550 euro per le famiglie per fare la spesa. L'immediato, il presente, il futuro. Nel frattempo il provvedimento che come sindaci, ripeto, insieme della provincia di Rimini abbiamo chiesto nella notte, che si tradurrà in un provvedimento ad hoc per l'Emilia Romagna e la provincia di Rimini a partire da oggi pomeriggio, fatto dal Ministero della Salute. Siamo passati da una fase, come dire, drammatica ad una fase di grande problematicità dove il dramma ancora non si è esaurito. Per uscirne stringiamo, un orizzonte c'è, è un orizzonte di libertà, forse perché nel nostro DNA c'è la forza, la voglia di avere relazioni con gli altri, proprio per riconquistarcele il prima possibile abbiamo stretto più degli altri. Questo è stato un grande sacrificio di cui dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi. Insieme, dalle retrovie, diamo una mano a chi è al fronte, ai medici e agli infermieri, e insieme ne usciremo. Grazie per questa forza, per questa responsabilità, teniamo duro perché prima stringiamo, prima ne usciamo.